Buongiorno a tutti e bentrovati alla Cucina del Cuore. Oggi video ricetta semplicissima e di una bontà estrema, perché credo che le cose semplici sono davvero le più buone. Ho fatto per voi una ciambella sofficissima allo yogurt e limone, che non vi dico quanto è buona e soffice. Vi consiglio assolutissimamente di riproporla ai vostri familiari. Io l'ho gustata insieme alla mia famiglia con una bella tazza di tè. E vi dico che la merenda è stata bellissima. Guardate quanto è soffice, ragazzi. Buona, 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 buona. Ma vi rimando subito alla ricetta. La preparazione di questa ciambella è semplicissima. Basta avere delle piccole accortezze, tra le quali avere tutti gli ingredienti a temperatura ambiente. Quindi inseriamo nella ciotola 4 uova della misura L a temperatura ambiente. Aggiungiamo un pizzico di sale che sono circa 2 grammi, dopodiché inseriremo pure l'estratto di vaniglia che a noi piace tantissimo, o la bacca di vaniglia, se non ce l'avete aggiungete una bustina di vanillina. Dopodiché inizieremo ad aggiungere poco alla volta 150 g di zucchero semolato fino a che il nostro composto di uova e zucchero non sia veramente gonfio e spumoso e anche chiaro. Ci vorranno all'incirca 5 minuti. Ovviamente per realizzare questa ricetta non avrete bisogno proprio della planetaria, potete pure farlo con un frustino elettrico. Ecco come dovrà essere il nostro composto di uova e zucchero. Adesso andiamo ad aggiungere 80 ml di olio di semi. Io utilizzo quello di girasole, ma potete utilizzare un altro olio di semi, quello che voi avete a caso, quello che preferite, e lo aggiungete a filo, non tutto in una volta. Aggiungiamo anche 260 g di yogurt naturale magro e lasciamo girare per altri 30 secondi. Dopodiché spegniamo la macchina e ci andiamo a setacciare le farine. Adesso preparatevi 260 g di farina 00, 50 g di fecola di patate e una bustina di lievito per dolci del baking. Mi ero dimenticata di mettere della pasta di limone, ma se preferite potete mettere la buccia del limone, che io non, quando non trovo quelli biologici utilizzo questa pasta di limone che è ottima. E iniziate a setacciare e a incorporare le polveri alla vostra massa di uova a mano, in questo modo, fino ad esaurire tutte le polveri. Ed ecco come dovrà risultare il nostro impasto, liscio, omogeneo e abbastanza consistente. Adesso andiamo a prenderci lo stampo che utilizzeremo. Io ne utilizzo uno in silicone da 22 cm. Ovviamente potete optare per quello normale a ciambello o qualsiasi altra forma, solo che dovete avere l'accortezza di imburrare e infarinare. Inseriamo tutto il composto dentro il nostro stampo. E vi ricordo che vi metto qua sotto nell'info box il link dello stampo, come di tutti gli altri attrezzi che utilizzo. Se volete acquistarli, trovate i link qui sotto nell'info box. Adesso andiamo a livellare la superficie del nostro impasto e mettiamolo in forno a 180 gradi, forno statico per circa 45 minuti, preriscaldato, mi raccomando. Come sempre vi consiglio di andare a fare la prova a stecchina perché ogni forno è diverso. Quando uscirà bello asciutto, la vostra ciambella è pronta. Quindi andate a capovolgere su una griglia per farlo raffreddare la vostra ciambella. Attendete 2 minuti che scenderà sola dallo stampo ed eliminatelo. Guardate quanto è bella, madonna, bellissima, sono felice e soddisfatta del risultato. Adesso vi faccio vedere toccandola quanto è soffice.
È una nuvola, ragazzi, una nuvola veramente. E adesso che si è intiepidito un attimino, andiamo a fare la prova assaggio. Normalmente dovremmo cospargerla prima di zucchero a velo, ma siccome mio marito è un po' particolare e la preferisce senza, la vado a tagliare prima, così purtroppo non potrò darvi la foto da ciambella finita intera con lo zucchero a velo, ma ve la darò anche tagliata, così vedrete l'interno, non fa nulla. L'importante è che, come vedete, guardate qui che interno fantastico, è sofficissima, ragazzi, veramente. Vi consiglio di rifarla davvero. È buona, buona, buona. Semplice, e tante volte le cose semplici sono le più buone. Guardate qui che sofficità. E non vi dico il profumo che sprigiona. Fate come me, se non trovate il limone biologico, acquistate la pasta di limone, che è un'ottima alternativa. Ragazzi, ma non è bellissima? Ma ditemi un po', traspare dal video la sofficità di questa ciambella? Se sì, scrivetemelo giù nei commenti. Sono curiosa di sapere se anche guardando solo video traspare la bontà e la sofficità di questa ciambella. Inoltre, vi voglio informare di una novità. Oltre a trovarmi su Instagram e Facebook, mi troverete anche su Telegram, perché da qualche giorno ho aperto un canale Telegram dove potete chattare con me in tempo reale e quindi chiedermi consigli e anche inviarmi le vostre foto. Vi lascio il link del canale qui sotto nell'info box e vi ricordo che Telegram è gratuito e il numero di telefono rimarrà privato. Ospite d'eccezione per la prova assaggio oggi è... Bentrovata alla cucina del cuore. Bravo. Proveremo. Buono. Mangia piano però, per favore. Allora è buona? È soffice? Alla prossima video ricetta dalla cucina del... Silenzio. Va bene, la prova pure santo. È buona? Saluta a tutti gli amici della cucina del cuore. Ciao. E adesso vi ringrazio di nuovo tutti per aver visto il video fino alla fine. Vi ricordo che mi trovate anche sui social, Facebook, Pinterest, Instagram e da qualche giorno anche su Telegram. E alla prossima video ricetta dalla cucina del cuore. Ciao!